le storie che vengono raccontate dai turisti. Quindi c'è il bisogno di uscire un po' dalle logiche tradizionali e quindi di aprirsi alla conversazione. In che modo? Sono svariati modi, quindi da un blog, da essere social, perché una cosa importante è che io dico sempre: non si è mai social online se non lo si è offline. Quindi viviamo nel turismo, mi viene da dire, in una dimensione che siamo un po' ancestrati, no? Passatemi il termine, cioè, anche dai schemi rigidi, non siamo così fluidi come nell'online. Quindi, quello a dire, quello che voglio, che sono quasi che il risultato più grande non è essere stati sull'agenzia di stampa, non è essere stato su il Sole 24 Ore, eccetera, eccetera. Il risultato più grande è quello culturale, quello che abbiamo e stiamo ottenendo. Che cosa significa? Questo significa che persone, aziende, comuni, piccoli, medi, grandi, ci scrivono nell'Umbria e anche fuori, ci dicono: complimenti, vogliamo anche noi fare qualche cosa, ci vogliamo mettere a disposizione. Che cosa possiamo raccontare? Beh, se ci pensate, questa è la cosa più bella, no? Quindi il vero ritorno non è proprio alfanumerico, ma è il ritorno culturale. Beh, qui vi voglio far vedere una email che mi è stata scritta il 12 aprile, quindi non dopo, ma prima dell'evento, dove questo signore dice, non si vede, non la leggo neanche io, anzi, mi devo avvicinare, scusatemi. Allora, dove dice, non so se ho capito bene, comunque, rivolgo agli operatori di questo blog a visitare posti che forse di storia non ce ne hanno, o forse ce ne hanno poca, quindi domande, domande, poi a dire, non so quando e se verrete, comunque noi saremo molto felici. Quindi, questa cosa mi fa capire che, ho lasciato una premessa, è un piccolo, è il presidente di una piccola associazione di turismo, di un piccolo borgo turistico che non si conosce, però lui che cosa fa? Ha capito che è un nuovo modo di fare comunicazione, un nuovo modo di raccontare delle storie. Quindi a questo punto io vorrei farvi vedere un video di un giorno che abbiamo fatto, cioè, nella strategia comunicazione. Tutto non si può vedere. Sono i blogger che sono in giro per una città, che è Gubbio, e stanno attaccando un logo, che è quello del blogger, ma che in qualche modo volevo farvi vedere proprio le esperienze che hanno vissuto, no? Si sente? Dato che carico il video, magari concludiamo con il video, vorrei, se ci sono delle domande dal pubblico, intanto che aspettiamo che la rete ci dia una mano, troviamo un mezzo. Domande? Aspettiamo il video. La famosa patente da matto da tutti.
Vabbè, non ti vorrei stressare di più, però questo è il segretario della Torre Campanara, quindi per dirti che siamo andati alla ricerca di storie da raccontare in modo per dire che quelle storie che siamo convinti che non si conoscono ma che saranno per fortuna da qui a un futuro. Io con questo ho finito, vado a dire non mi dà supporto e vi ringrazio. Sì. Il video non è partito. Non è partito, Ci vuole due tempo. Allora, se volete per fortuna. Ah, ho già fatto una domanda. No, è perfetto. Perfetto, infatti, grazie mille. Di CityFan si parlerà di come creare alimentare community su Facebook. È una portale, veramente l'interpretazione di cosa è CityFan, un portale di ricerca di ristoranti integrato a Facebook. No, ho usato una buona definizione. Si parlerà in particolare di come hanno creato tutta una base su Facebook di utenti per alimentare questo portale che, come si stava raccontando, oggi ha una grossissima parte di traffico derivante da social media, quindi in particolare da Facebook. Loro hanno trovato un metodo, che adesso ci racconterà, per creare anche la loro community online. E Tine lavorava prima in, o lavora anche adesso come startup in Teolab, ed è un socio, le definizioni non e socio in Teolab, che è una delle agenzie italiane tra le migliori in social media. Vediamo. Forse è meglio che la faccia di più. Ciao a tutti, io sono Tin, piacere. Oggi parliamo di come abbiamo creato pagine e come le gestiamo in modo efficace. È più nato su una mia startup che si chiama CityFan. Però innanzitutto mi presento perché magari non mi conoscete. Allora, prima facevo un lavoro molto serio. Incravattato, no, non come detto. Seguivo progetti di alto livello tra Italia e Cina, quindi appalti tra esempio di treni metropolitani, eccetera, eccetera. Mio padre è uno che lavora duro in questo settore, ho imparato molto, è stato molto interessante. Per 8 anni ho lavorato con lui,
però dopo un po' mi sono accorto che non stavo seguendo la cazzata. Quindi, dopo aver imparato tutto, me ne sono andato un po' in Messico e un po' a San Francisco, soprattutto per fare un po' di surf, per mettere in chiaro un po' di cose nella mia testa. E ovviamente poi anche fatto un po' di feste in giro, giusto, no? E ho visitato anche delle argentine interessanti che mi sono sempre piaciute. E Google ha una strada dedicata. E poi la mia moto. E niente, quando sono tornato, dopo l'illuminazione nella Silicon Valley, ho detto, cazzo, i social media sono fortissimi. La gente pensava ancora di utilizzarlo, in Italia non c'era ancora, Facebook ad esempio. E ho detto, questo è uno strumento perfetto per il marketing. E nonostante l'Italia sia legata ai media tradizionali, ho detto, questo sarebbe scuola comunque in Italia. Quando sono arrivato, dei miei amici di Seolab mi hanno chiesto di fare un po' di esperimenti. Quindi ho incominciato da solo, part time. Tra l'altro non mi pagavano niente, ma ho solo chiesto di lasciarmi carta bianca e di fissarmi degli obiettivi. In 9 mesi abbiamo la divisione social media ha raggiunto il livello delle altre due, SEO e Web Advertising, che erano già ben consolidate. Sono diventato socio e poi mi sono trovato catapultato insieme a queste cose. Insegnare le cose, fare dei contributi, ho partecipato al libro di Luca Conti, ho scritto qualche articolo, ho collaborato con quei fatti di Robin Hood che non le conoscete, poi anche di corsi di formazione che non è in centro di noi. E questi sono alcuni dei progetti che abbiamo seguito. Di recente abbiamo chiuso un box sul gruppo Benettoni. E poi per conto mio, durante la mia sperimentazione, ho accumulato 5 milioni di utenti. Quindi, parlando di CityFan, cityfan.com, ok. Allora, questo è un progetto, non so se conoscete ad esempio gli Ericsson negli Stati Uniti, ci ispiriamo molto. E quindi è di fatto una grande community dove attualmente copriamo ristoranti locali. Però ovviamente la nostra idea poi, infatti a breve lo sarà, copriremo tutte le categorie dell'hotel business. E fondamentalmente crediamo che oggigiorno i super esperti che ti parlano di ristoranti locali non sono stancati, quindi preferiamo far emergere l'opinione reale degli utenti. Per questo nasce questo progetto. Questo progetto poi tra l'altro è legato al gruppo Bateca, quello sono gli annunci, e infatti ci sono gli stessi soci e gli investitori. Parlo un po' veloce, poi magari verso la fine mi farete un po' di domande. Il nostro drive principale per la promozione è autopromozione e Facebook. Solo che Facebook ultimamente sta considerando due S. La prima, secondo voi, qual è? No, in realtà sono tutte e due, però... La quella di a sinistra cos'è? Cash, soldi. Quindi diciamo che Facebook riguardo a questo ha cambiato molte logiche. Prima era molto più facile promuoversi. Ora tante azioni abbiamo monitorato.